la notte ebbi una visione. Mi trovavo in alta montagna insieme ad un giovane. Stava per nascere il giorno, oriente, il cielo era già chiaro. Sui monti si sentì allora risuonare in tono di giubilo il corno di Sigfrido. Capimmo che stava arrivando il nostro mortale nemico. Eravamo armati e ci appostammo su uno stretto sentiero nella roccia per assassinarlo. Lo vedemmo arrivare. In alto sulla cresta del monte, su un carro fatto di ossa di morti, intrepido, guidava in modo superbo giù per le rocce scoscese e piombò sullo stretto sentiero dove noi attendavamo nascosti. Non appena svoltò alla curva davanti a noi, facemmo fuoco nello stesso momento ed egli cadde colpito a morte. Subito mi volsi per fuggire e in quel momento si abbatté su di noi uno scroscio di pioggia torrenziale. Poi però provai una sofferenza mortale e sentii con certezza che avrei dovuto uccidermi se non fossi riuscito a risolvere l'enigma dell'assassinio dell'eroe. Allora lo spirito del profondo mi si accostò e disse queste parole: «La verità suprema e l'assurdità sono la stessa identica cosa». Queste parole mi salvarono e si stemperò in me l'eccessiva tensione, come uno scroscio di pioggia dopo una lunga calura. Allora ebbi una seconda visione. Sedevo in uno splendido giardino dove passeggiavano personaggi che indossavano vesti di seta bianca, ognuno avvolto da un alone di luce colorata, color rosso per alcuni, per altri tendente all'azzurro e al verde. Lo so, ho oltrepassato l'abisso, attraverso la colpa sono rinato. Noi viviamo anche nei nostri sogni. Non viviamo soltanto durante il giorno. Talvolta compiamo in sogno le nostre maggiori imprese. Quella notte la mia vita era minacciata, perché dovevo uccidere il mio Signore e Dio, non in duello aperto. Infatti, quale dei mortali potrebbe uccidere un Dio in duello? Se vuoi vincerlo, puoi raggiungere il tuo Dio soltanto assassinandolo a tradimento. Ma questa è la cosa più amara per i mortali. I nostri dei vogliono essere vinti perché hanno bisogno di rinnovarsi. Se gli uomini uccidono i loro principi, lo fanno perché non possono uccidere i loro dei e perché non sanno che dovrebbero uccidere gli dei presenti in loro. Quando il Dio invecchia diventa ombra, non senso e decade. La suprema verità si trasforma nella massima menzogna, il giorno più chiaro nella notte più buia. Come il giorno presuppone la notte e la notte il giorno, così il senso presuppone il controsenso e il controsenso il senso. Il giorno non esiste di per sé, e neppure la notte esiste di per sé. La realtà, che esiste di per sé, è insieme giorno e notte. Dunque la realtà è insieme senso e controsenso. Il mezzodì è un istante. E così anche la mezzanotte è un istante. Il mattino viene dalla notte e la sera si volge alla notte. Ma la sera viene anche dal giorno, così come il mattino si volge al giorno. Dunque il senso è un istante e passaggio da controsenso a controsenso. E il controsenso è solo un istante e passaggio da senso a senso. Che Sigfrido, il biondo eroe germanico dagli occhi azzurri, abbia dovuto cadere per mano mia, proprio lui, il più leale e valoroso, aveva in sé tutto ciò che io ritenevo vi fosse di più grande e di più bello. Era la mia forza, la mia audacia, il mio orgoglio. In una lotta alla pari, avrei dovuto soccombere io, per cui non mi restava altro che ucciderlo a tradimento. Se volevo continuare a vivere, potevo farlo solo con l'astuzia e la perfidia. Non giudicate. Pensate al biondo uomo selvaggio delle foreste tedesche che avrebbe tradito il dio del tuono, quello che brandisce il martello, con il pallido dio asiatico che fu inchiodato al legno come una martora. Degli intrepidi si insinuò sicuramente il disprezzo di se stessi, ma la forza vitale comandò loro di continuare a vivere, ed essi tradirono i propri dei belli e selvaggi, gli alberi sacri e la venerazione per le foreste tedesche. Che cosa non significa Sigfrido per i tedeschi? Che cosa vuol dire la morte di Sigfrido per un tedesco? Perciò poco è mancato che preferissi uccidere me stesso per risparmiare lui. Volevo però continuare a vivere con un nuovo Dio. Dopo la morte in croce, Cristo discese nel mondo infero e divenne inferno. Così assunse le sembianze dell'anticristo, del drago.
L'immagine dell'anticristo che gli antichi ci hanno tramandato annuncia il nuovo Dio, di cui essi previdero l'avvento. Gli dèi non si possono illudere. Quanto più fuggi lontano da Dio, tanto più certo è che cadrai in mano sua. La pioggia è la grande marea di lacrime che sommergerà i popoli. La marea di lacrime che nasce dall'allentarsi della tensione, dopo che la stretta della morte aveva oppresso i popoli oltre ogni misura, è un compiangere quel che è morto in me. Un pianto che precede la deposizione e la rinascita. La pioggia è fecondazione della terra. Genera il grano nuovo, il nuovo giovane Dio che germoglia. Due notti dopo parlai alla mia anima e dissi: il nuovo mondo mi appare debole e artefatto. Artefatto è una brutta parola, ma il granello di senape che crescendo diventa albero, la parola che fu concepita nel grembo di una vergine, divenne un dio cui era sottomessa la terra. Allorché dissi questo, all'improvviso irruppe lo spirito del profondo che mi inebriò e mi annebbiò la mente, e con voce tonante pronunciò queste parole: ho concepito il tuo germoglio, o tu che hai là venire. L'ho concepito nella più profonda miseria e umiltà. L'ho avvolto in stracci sbrindellati e l'ho deposto sul giaciglio di misere parole. E lo scherno lo ha adorato, il tuo bambino meraviglioso, il figlio di uno che ha a venire, per annunciare il padre, un frutto che è più antico dell'albero su cui è cresciuto. Nel dolore si è concepito e gioia è la tua nascita. La paura è il tuo araldo. Alla tua destra siede il dubbio, alla tua sinistra la delusione. Abbiamo superato la nostra ridicolaggine e irragionevolezza quando ti abbiamo scorto. I nostri occhi si sono accecati e il nostro sapere è ammutolito quando abbiamo accolto in noi il tuo fulgore. Tu, nuova favilla della fiamma eterna, in quale notte sei nato? Strapperai ai tuoi fedeli preghiere sincere e in tuo onore essi dovranno parlare in lingue per loro orribili. Su di essi scenderai nell'ora dell'umiliazione e ti rivelerai in ciò che essi odiano, temono e aborriscono. La tua voce, l'armonia più rara, si udirà nel balbettio di ciò che è disordinato e gettato via e di ciò che è condannato a essere senza valore. Il tuo regno toccheranno con mano coloro che ti hanno adorato anche nell'umiliazione più profonda e che il desiderio ha spinto ad attraversare la corrente melmosa del mare. I tuoi doni li concedi a coloro che ti pregano con terrore e dubbio, e la tua luce splenderà per coloro che controvoglia e colmi di risentimento dovranno piegare in ginocchio dinanzi a te. La tua vita è con colui che, dopo aver superato se stesso, ha rinnegato di essersi superato. Anch'io lo so. La salvezza della grazia è data solo a colui che crede a ciò che è più elevato e infedele tradisce se stesso per 30 denari. Invitati al tuo fastoso banchetto sono quelli che si sono sporcati le mani immacolate, hanno scambiato con l'errore il loro sapere più prezioso e tratto proprie virtù da un covo di assassini. L'astro della tua nascita è una stella errante e mutevole. Sono questi, o figlio dell'avvenire, i miracoli che testimonieranno che sei un vero Dio. Dopo che il mio principe era caduto, lo spirito del profondo mi aprì gli occhi e mi fece scorgere la nascita del nuovo Dio. Il bambino divino mi si fece incontro da una terribile ambiguità, da ciò che era insieme brutto e bello, cattivo e buono, ridicolo e serio, malato e sano, non umano e umano, non divino e divino. Ho compreso che il Dio che cerchiamo nell'assoluto non può trovarsi in ciò che è assolutamente bello, buono, serio, elevato, umano o addirittura divino. Un tempo lì si trovava il Dio. Ho compreso che il nuovo Dio sta in ciò che è relativo. Se Dio fosse assoluta bellezza e bontà, come potrebbe racchiudere le pienezze della vita, che è allo stesso tempo brutta e bella, cattiva e buona, ridicola e seria, umana e non umana? Come può l'essere umano vivere nel grembo della divinità se la divinità si interessa solo ad una sua metà? Quando siamo saliti in alto, prossimi al culmine del buono e del bello, allora il nostro lato brutto e cattivo si troverà a soffrire i più atroci tormenti. Il suo tormento è così grande e l'aria delle cime così rarefatta che l'uomo riesce a stento a sopravvivere. Il bene e il bello si irrigidiscono nel ghiaccio dell'idea assoluta.
Il male e il brutto diventano una pozzanghera fangosa, colma di vita abietta. Per questo Cristo, dopo la sua morte, dovette discendere all'inferno, perché altrimenti gli sarebbe diventata impossibile l'ascensione al cielo. Cristo doveva prima diventare il proprio anticristo, il proprio fratello inferiore. Nessuno sa quel che accadde nei 3 giorni in cui egli rimase all'inferno. Io l'ho saputo. Gli antichi dissero che aveva predicato ai trapassati. Quello che dicono è vero, ma voi sapete come accadde? Fu una buffonata, una pagliacciata, un orrendo travestimento infernale dei misteri più sacri. In che modo Cristo avrebbe potuto redimere il proprio anticristo? Leggete i libri sconosciuti degli antichi e ne potrete trarre molti insegnamenti. Ricordate che Cristo non rimase all'inferno, ma ascese alle altezze dell'aldilà. Forte e incrollabile è divenuta la nostra convinzione del valore di ciò che è buono e bello. Per questo la vita può andare oltre e colmare tutto ciò che era in catene e desiderava realizzarsi. Ma ciò che è in catene e desidera realizzarsi è proprio quel che è brutto e cattivo. Ti ribelli contro ciò che è brutto e cattivo? Di qui potrai riconoscere quanto grandi siano la tua forza e il valore che riveste per la vita. Pensi che in te stesso sia morto? Ma questo morto si può anche trasformare in serpenti. I serpenti uccideranno il principe dei tuoi giorni. Hai visto quale bellezza e quale gioia si riversano sugli uomini quando dal profondo si scatena questa guerra immane? Eppure gli inizi furono terribili. Se non abbiamo profondità, come possiamo giungere alle vette? Se voi invece temete la profondità e non volete ammettere di temerla, è però un bene che voi abbiate timore. Si dice a voce alta che voi abbiate timore. È saggio avere timore, solo gli eroi dicono di non averlo. Sapete però che cosa succede all'eroe? Con timore e tremore, guardandovi attorno con diffidenza, spingetevi nel profondo, ma non da soli. In 2 o più c'è maggiore sicurezza, perché il profondo pullula di assassini. Assicuratevi anche la via del ritorno. Procedete con prudenza, come se foste dei vigliacchi, per prevenire gli assassini d'anime. Il profondo vorrebbe inghiottirvi tutti e farvi asfissiare nella melma. Chi va all'inferno diventa inferno pure lui. Perciò non dimenticate da dove venite. Il profondo è più forte di noi. Siate dunque astuti e non eroi, giacché nulla è più pericoloso che convincersi di essere un eroe. Il profondo vorrebbe trattenervi, ma sono troppi quelli che esso non ha restituito. Per questo gli uomini l'hanno evitato e gli hanno fatto violenza. E se ora per tali violenze il profondo si fosse tramutato in morte? Ma esso si è di fatto tramutato in morte. Quando si è ridestato, ha perciò prodotto migliaia e migliaia di morti. La morte non possiamo abbatterla, perché le abbiamo già sottratto ogni oggetto vitale. Se vogliamo ancora vincere la morte, dobbiamo darle vita. Perciò prendete con voi nel vostro cammino coppe d'oro colme di dolce bevanda di vita, di vino rosso, e donatelo alla morta materia, affinché riacquisti vita. La morta materia si trasformerà nel serpente nero. Non spaventatevi. Il serpente spegnerà subito il sole del vostro giorno, e sopra di voi scenderà la notte illuminata da strani fuochi fatui. Datevi da fare per risvegliare la morte. Scavate fosse profonde e gettatevi offerte sacrificali, perché arrivino fino a ciò che è morto. Concepite il male senza rimorso. È questa la via per ascendere. Prima dell'ascesa tutto è però nero e notte e inferno. Che cosa pensate della natura dell'inferno? Inferno è quando il profondo arriva e voi, con tutto ciò di cui non siete più o non siete ancora padroni, inferno è quando non potete raggiungere ciò che potreste. Inferno è quando dovete pensare, sentire e fare tutto ciò che sapete di non volere. Inferno è quando sapete che per voi dovere è anche volere e che ne siete responsabili. Inferno è quando sapete che tutte le cose serie che vi proponete di fare sono anche ridicole, che ogni cosa raffinata è anche grossolana, che tutto il bene è anche male, che tutto ciò che è elevato è anche basso e che ogni opera buona è anche un'azione infame. Il più profondo degli inferni è però quando vi accorgete che l'inferno non è veramente tale, ma un allegro paradiso,
non un paradiso perfetto, ma un po' paradiso, un po' inferno. E questa è l'ambiguità del Dio. Essa nascerà da un'oscura ambiguità e ascenderà ad una chiara ambiguità. L'univocità è unilateralità e conduce alla morte. L'ambiguità invece è la via della vita. Se il piede sinistro non cammina, cammina il destro e tu cammini. È questo che vuole il Dio. Voi dite, il Dio cristiano è univoco, lui è amore. Ma che cosa c'è di più ambiguo dell'amore? L'amore è la via della vita. Il vostro amore è però una via della vita solo se ha una sinistra e una destra. Nulla è più semplice che giocare con l'ambiguità e nulla è più difficile che vivere l'ambiguità. Chi gioca è bambino, il suo Dio è vecchio e muore. Chi vive è adulto, il suo Dio è giovane e in transizione. Chi gioca cela la morte interiore. Chi vive avverte transizione e immortalità. Lasciate dunque il gioco a coloro che giocano. Lasciate cadere ciò che vuole cadere. Se lo trattenete, vi trascinerà con sé. Esiste un vero amore che non si occupa del prossimo. Quando l'eroe era stato abbattuto e nel controsenso era stato riconosciuto un senso, quando ogni tensione si era scaricata scrosciando da nuvole gravide, quando ogni cosa era diventata vile e pensava a salvarsi, allora mi accorsi della nascita del Dio. Il Dio si insinuò nel mio cuore, contro la mia volontà, quando ero confuso tra scherno e venerazione, tra mestizia e riso, tra sì e no. Dalla fusione dei due nacque l'uno. Venne generato come un bambino dalla mia personale anima umana, che l'aveva concepito ponendosi come una vergine. Così esso corrisponde all'immagine che ne hanno dato gli antichi. Ma io non sapevo quando la madre, la mia anima, fosse rimasta incinta del Dio. Mi parve persino che la mia anima fosse il Dio stesso, sebbene egli abitasse solo nel grembo di lei. E così ha trovato concepimento l'immagine degli antichi. Ho perseguitato la mia anima per uccidere il bambino in lei. Io sono infatti anche il peggior nemico del mio Dio. Ho riconosciuto però che anche la mia inimicizia era stabilita dal Dio. Lui è scherno, odio e ira, perché anche questo corrisponde ad una via della vita. Devo dire che il Dio non poteva nascere prima che l'eroe fosse stato abbattuto. L'eroe, come noi lo intendiamo, è diventato nemico di Dio perché l'eroe è perfezione. Gli dèi invidiano la perfezione dell'uomo, perché chi è perfetto non ha bisogno degli dèi. Ma dato che nessuno è perfetto, noi abbiamo bisogno degli dèi. Gli dèi amano ciò che è perfetto perché è la via della pienezza della vita. Gli dèi però non stanno dalla parte di colui che vorrebbe essere perfetto, perché è un imitatore di ciò che è perfetto. L'imitazione è una via della vita allorché l'uomo aveva ancora bisogno dei modelli eroici. L'indole della scimmia è un percorso di vita per la scimmia e anche per l'uomo finché rimane un po' scimmia. Il lato scimmiesco dell'uomo si mantiene per periodi lunghissimi, ma verrà il tempo in cui l'uomo perderà un altro pezzo di scimmia. Sarà un tempo di redenzione, di discesa della colomba e del fuoco e della salvezza eterni. Allora non ci saranno più eroi né alcuno che li possa imitare. A partire da questa epoca ogni imitazione sarà maledetta. Il nuovo Dio ride dell'imitazione e del proselitismo. Non ha bisogno né di coloro che ripetono preghiere a mo' di pappagalli, né di un seguito di discepoli. Costringe l'uomo a passare attraverso se stesso. Il Dio è seguace di se stesso nell'uomo. Egli imita se stesso. Noi pensiamo che ciò che si trova dentro di noi sia individuale e che quello che è fuori di noi sia comune. Ciò che è fuori di noi è comune in relazione all'esterno, ma è individuale se è riferito a noi. Ciò che è dentro di noi è individuale in relazione a noi, ma comune in relazione a ciò che si trova fuori di noi. Noi siamo individuali se siamo in noi stessi, ma comuni in relazione a ciò che è fuori di noi. Se però siamo fuori di noi, siamo individuali ed egoisti nell'ambito comune. Il nostro sé soffre di una privazione se siamo fuori di noi stessi e così riempie con i propri bisogni l'ambito comune. In tal modo, ciò che è comune si trasforma falsamente in individuale. Quando siamo centrati in noi stessi, soddisfiamo il bisogno del sé. Noi prosperiamo e in tal modo ci rendiamo conto dei bisogni della sfera comune e possiamo soddisfarli. Se poniamo un Dio fuori di noi, ci strapperà dal nostro sé, perché il Dio è più forte di noi. Allora il nostro sé si troverà in gravi difficoltà.
Se invece il Dio si insedia nel sé, ci sottrarrà alla sfera di ciò che è fuori di noi. Nell'essere individui noi perveniamo a noi stessi. Così il Dio diventa comune se riferito alla sfera fuori di noi, individuale se riferito a noi. Nessuno è il mio Dio, ma il mio Dio a tutti quanti, me compreso. Gli dèi di ogni singolo uomo hanno sempre tutti gli altri uomini, me compreso. Così si tratta sempre soltanto di un unico Dio, nonostante la sua molteplicità. A lui pervieni dentro di te, e solo a patto di essere afferrato dal tuo sé. Esso ti afferra man mano che la tua vita procede. L'eroe deve cadere per la nostra redenzione, poiché è un modello che esige di essere imitato. Tuttavia la misura dell'imitazione è colma. Dobbiamo essere redenti per poter giungere alla solitudine di noi e al Dio fuori di noi. Quando ci addentriamo in questa solitudine, il Dio comincia a vivere. Se siamo centrati noi stessi, lo spazio fuori di noi resta libero, ma ricolmo del Dio. La nostra relazione con l'uomo passa per questo spazio vuoto e dunque passa attraverso il Dio. Un tempo però essa passava attraverso l'egoismo perché noi ci trovavamo fuori di noi. Perciò lo Spirito mi predisse che sulla terra si sarebbe abbattuto il freddo degli spazi siderali. Così dimostrò, con l'immagine che il Dio sarebbe venuto tra gli uomini, e che con la frusta del freddo glaciale avrebbe spinto ogni individuo verso il calore del suo focolare monastico. Giacché gli uomini ricorrevano come impazziti le loro passioni. Il desiderio egoistico è rivolto al fin fine a se stesso. Tu trovi te stesso nel tuo desiderio, dunque non dire che il desiderio è vano. Se desideri te stesso, nell'amplesso con te medesimo generi il figlio divino. Il tuo desiderio è il padre divino, il tuo sé è la madre divina, ma il figlio è il nuovo Dio, il tuo Signore. Quando abbracci il tuo sé, ti parrà che il mondo sia divenuto freddo e vuoto. In questo vuoto si trasferisce il Dio che ha da venire. Quando sei nella tua solitudine e tutto lo spazio intorno a te è diventato freddo e infinito, ti sei allontanato dagli uomini e al tempo stesso sei giunto a loro vicino come mai era capitato. Il desiderio egoistico ti ha condotto solo in apparenza vicino all'essere umano, ma in verità ti ha portato via da lui e alla fine ti ha condotto a te stesso. Nelle esperienze che erano più distanti sia da te che dall'altro. Ora però, quando ti trovi nella solitudine, il tuo Dio ti conduce al Dio degli altri, e per questo tramite alla vera vicinanza, a essere vicino al sé nell'altro. Quando sei in te stesso diventi consapevole del tuo non potere. Vedrai quanto poco sei capace di imitare l'eroe e di essere un eroe tu stesso. Allora non costringerai più gli altri a diventare eroi. Essi soffrono di non potere esattamente come te.